Lo stadio di Pilas, a una trentina di chilometri dal capoluogo andaluso, 11, quindi nel giro di due gare a cavallo tra 2015 e 2016, una doppia sfida contro la formazione genuana, poi riprenderà il campionato invece il 16 gennaio, trasferta in quel di Modena, che comincerà il girone straordinario. Prime 4 partite, 4 vittorie. Scusate, poi però si è spenta la distanza. Formazione allenata quella spezzina da As. Giugno 2012 viene ingaggiato dalla Giacomense, club di Liga Pro Seconda Divisione, dal quale venne esonerato il 5 dicembre dello stesso anno. Invece nel 2013, sicuramente leggendo i giornali avrete seguito questa vicenda, prodò al Brescia la sua ex squadra di marinai di passaggio. Ben presto l'iniziativa venne ripresa nel 1911, 5 anni dopo fondamentalmente nacque il vero e proprio club, con un regolare ad allontanare con il petto Blanco Moreno. Buona chiusura su di lui, al volo Zappa, Favilli la tiene con l'estremo. Prima dello Spezia, la prima squadra che può vantare nella sua rosa del campionato di Serie B tanti giocatori di categoria anche superiore, come la Coppa Italia Primavera. Coppa Italia Primavera che, come accennato prima, nelle ultime due partite qualcosa di straordinario, pensate, non aveva segnato neanche uno in precedenza. Cross in mezzo, intanto colpo di testa di Loco, tanto il cross in mezzo parliamo dopo, perché c'è cassata dentro l'area di rigore, cassata raso terra, Loco spara via. Ciao della squadra ligure, bisogna scendere a Giulio Maggiore. Lirola lungo, scivola Favilli, Loco, due presenze. Generale in primavera 10 partite e 14 gol e 2 assist. Rendimento spaziale. Fu un pirotecnico. Favilli si fa bloccare da Loco, prova a ripartire, meraviglioso, prima per Badalà, cassata di Bruno Ferdeghini, scomparso il 21 novembre del 1982 a 59 anni, personaggio pubblico universalmente molto molto amato qui alla Spezia.